fare i conti con l'ambiente, a Ravenna 2015, con il professor Francesco Di Maria. Parliamo del progetto Emares. Sì, buonasera. Il progetto Emares è un progetto LIFE che si occupa di introdurre innovazione e incrementare la sostenibilità ambientale nella gestione dei rifiuti, in particolar modo per quelle realtà di piccole dimensioni che spesso hanno problematiche anche di carattere economico a sostenere impiantistiche particolarmente complesse. Il progetto Emares, io l'ho ripetuto altre volte in altri momenti, è una dimostrazione di come sia possibile dare delle risposte concrete a dei problemi concreti, come quello della gestione dei rifiuti. Infatti partner del progetto Emares sono diversi soggetti, enti pubblici, quale la Regione Umbria e il Comune di Magione, che è un comune umbro dove appunto avviene lo smaltimento dei rifiuti tramite una discarica che è posizionata in quel sito, e l'Università di Perugia, che ha una missione diversa, quella della ricerca e della formazione, insieme a delle aziende che invece operano nel settore del trattamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ecco, l'idea del progetto Emares è stata capace di catalizzare l'interesse di tutti questi soggetti, finalizzandolo a risposte pratiche sia per l'ambiente ma anche per i cittadini, alla fine, perché uno degli obiettivi del progetto è anche quello di migliorare non solo la qualità dell'ambiente ma di dare risposte più precise ai cittadini anche in termini di economia del sistema di gestione dei rifiuti. Grazie professor Di Maria, fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015.